Amici del Parco Maiella, questa mattina ci ritroviamo con il solito appuntamento del lunedì con la nostra diretta e vi portiamo a visitare un altro dei comuni del parco. Siamo sul versante settentrionale della Maiella, 450 metri sul livello del mare, e ci troviamo ad Abbateggio. Io sono Valeria, sono una volontaria del Servizio Civile Universale, collaboro con il Parco Nazionale della Maiella e oggi vi presentiamo questo particolare paesino che ha la caratteristica di trovarsi in una posizione sopraelevata che consente di spaziare con lo sguardo dal Gran Sasso fino al Mare Adriatico. È un paese piccolo, conta all'incirca 400 abitanti, ma come tutti i paesi del parco ha una storia molto antica, anche se non sempre riusciamo a recuperarla nel corso del tempo in maniera continua. Per quanto riguarda il nome di questo paese, Abbateggio, è un nome particolare, non si sa da dove derivi. Si pensa che possa derivare dal nome di un abate che volle la costruzione e l'edificazione del paese stesso, oppure si è pensati che possa venire da un nome, da una parola francese. Perché? L'edificazione di questo paese si è verificata nell'Ottocento per volere di Ludovico II e i francesi, i normanni che si trovavano in queste zone, in questo periodo, probabilmente per indicare il posto usarono un termine assonante ad Abbateggio per indicare un qualche cosa di caduto, di abbattuto, quindi forse si faceva riferimento ad un bosco abbattuto. Quindi troviamo attestazione dal XII secolo, troviamo attestazione di questa parola come bateiu o abateium, e quindi molto probabilmente è da qui che deriva questo termine. L'origine di questo paese è legata alla fondazione del monastero di San Clemente a Casauria, voluta nell'Ottocento da Ludovico II. Le prime attestazioni invece dell'esistenza del castello si ritrovano nel Novecento, quando questo venne eretto e donato all'abate di Casauria col nome di Abbateio. Il feudo comunque di Abbateggio nel corso della storia è passato di mano in mano, quindi i suoi proprietari sono stati diversi, sono stati numerosi. È stato però anche proprietà del Regio Demanio, quindi ricordiamo ad esempio Margherita d'Austria, la quale portò questo feudo insieme a quello di San Valentino in Abruzzo Citeriore in dote ad Alessandro de' Medici e successivamente al secondo marito, Ottavio Farnese. Questo vuol dire che questo feudo appartenne alla famiglia Farnese per diverse generazioni fino a che Elisabetta, regina di Spagna, non cedette il feudo stesso al figlio Carlo di Borbone, re di Sicilia e di Napoli, nel 1735. Siamo nel centro storico del paese e quella che vedete alle mie spalle è la chiesa di San Lorenzo Martire. È stata edificata in periodo medievale ma completamente rimaneggiata nel corso del XVIII secolo e come potete vedere ha una facciata in stile molto classico, quindi con mattoni a vista, è divisa a metà in due parti da un cornicione, nella parte sottostante c'è il portone in stile quattrocentesco, nella parte superiore invece c'è la finestra e un orologio sul lato anche a mo' di decorazione. La particolarità di questa chiesa è il campanile che vedete addossato sul lato anteriore, che custodisce al suo interno una scala a chiocciola realizzata interamente in pietra locale ed è un vero capolavoro. Questa è una caratteristica di questo paese, quella di avere molte case, molte costruzioni realizzate in pietra locale. Questo succede anche con le abitazioni che fanno parte più strettamente del nucleo antico del paese stesso, mentre invece quelle più esterne sono state edificate ai primi del 1900. E a questo è dovuto anche l'appellativo di paese presepe che ha Abbateggio. Nel periodo dell'Unità d'Italia, Abbateggio, come molti altri comuni del Parco Maiella, è stato interessato dal fenomeno del brigantaggio e molti abbateggiani si sono uniti alla banda della Maiella. Successivamente, nel 1929, questo comune è stato oggetto di una riorganizzazione amministrativa voluta da Mussolini, per cui è stato abolito, è stato accorpato a quello di San Valentino in Abruzzo Citeriore ed è stato poi reistituito soltanto nel 1947. Da allora esiste ancora come comune a sé stante. La chiesa di fronte a noi è la chiesa della Madonna del Carmine. È una chiesetta piccola, anche questa realizzata in pietra locale, ha una struttura in pianta rettangolare ed è dedicata
alla Madonna del Carmine, ma la particolarità che possiamo notare è un'incisione dedicata a Sant'Antonio. Si parla di Sant'Antonio, quindi si pensa che questo edificio originariamente non sia stato dedicato alla Madonna, ma ad un altro santo, e poi successivamente con l'introduzione di un culto diverso sia passato ad essere dedicato, insomma, alla Madonna del Carmine. E di questa chiesa non si conosce la data di costruzione, se ne trova però traccia già nel 1743, quando viene menzionata come chiesa di Madonna del Carmine extra moenia, cioè al di fuori delle mura. Quindi verosimilmente in questa zona c'era una cinta muraria e questa chiesa si trovava al di fuori. Dal 1998 ogni anno ad Abadeccio si svolge una competizione letteraria che quest'anno è arrivata alla 25esima edizione. È il premio letterario di letteratura naturalistica Parco Maiella, che prevede diverse sezioni, poesia, saggistica, narrativa, e può partecipare chi vuole, quindi scrittori, anche dilettanti, professionisti, giornalisti, italiani e non, con opere edite o inedite, che vengono poi valutate da una giuria di studiosi e di ambientalisti. Ovviamente il tema è naturalistico e ambientalistico. È una competizione comunque importante perché tra i vari vincitori si annoverano nomi importanti, ad esempio Dacia Maraini, oppure Dario Fo, o Paolo Rumiz, o Dario Franceschini e molti altri. Siamo arrivati davanti alla chiesa della Madonna dell'Elcina. Questa è una chiesa che è stata realizzata in pietra locale e ristrutturata sulla base della struttura precedente, più antica, ed è una chiesa legata ad una tradizione locale. La tradizione vuole che questa chiesa sia stata edificata in questo punto perché anticamente due pastorelli ciechi videro l'apparizione della Madonna su un elce, un albero di elce che si trovava qui. Quindi la Madonna fece dono a questi pastorelli della vista e chiese loro di edificare in questo punto questo santuario a lei dedicato. Quando gli abateggiani arrivarono in questo punto non videro la signora, però poterono vedere alla base dell'albero un dipinto raffigurante la Madonna con bambino. Presero questo dipinto e lo portarono nella vicina chiesa di San Lorenzo Martire. Questo dipinto però scomparve e venne ritrovato di nuovo qui, ai piedi di quello stesso albero. Questo accadde per tre volte. Alla terza volta gli abateggiani si convinsero a costruire effettivamente qui la chiesa e ad oggi questo edificio conserva al di sotto dell'altare un tronco di elce che piace pensare fosse l'albero al di sopra del quale si verificò questa apparizione, e al fianco dell'altare c'è un dipinto raffigurante appunto la Madonna con bambino, e anche in questo caso si vuole ritenere che fosse il dipinto trovato al di sotto dell'elce, anche se comunque studi fatti sul quadro hanno evidenziato come questo risalga in realtà al XVII secolo. Uscendo da Abateggio in direzione Roccamolice si arriva a Valle Giumentina. Valle Giumentina è il sito su cui ci troviamo adesso ed è un sito molto importante perché conserva delle testimonianze del periodo paleolitico in Abruzzo, del paleolitico inferiore e medio, e è importante perché sono stati ritrovati molti reperti, un grande numero di reperti, soprattutto grazie agli scavi portati avanti dal professor Radmilli dell'Università di Pisa tra il 1945 e il 1955. E con questi scavi sono stati ritrovati dei reperti realizzati soprattutto in pietra e ciottoli, che ci testimoniano la presenza massiccia dell'uomo in questa zona. Questa cosa è stata resa possibile anche grazie alla presenza dell'acqua in questo particolare punto. Ci troviamo infatti sull'alveo di un fiume ormai prosciugato, e questo ha reso possibile appunto la presenza dell'uomo che normalmente si dedicava al nomadismo. In questa zona ha potuto stabilirsi in maniera stanziale, comunque frequentarla in maniera più importante, proprio perché l'acqua consentiva questo tipo di attività. E quindi sono stati ritrovati oggetti realizzati in pietra, soprattutto in selce. Quindi è importante questo sito perché questo grande numero di reperti ci permette di ricostruire quella che è stata la storia dell'uomo, anche interfacciandosi con il territorio. Questo lo vediamo non soltanto nei reperti, ma anche poi nelle capanne in pietra che sono state edificate in questa zona, che ovviamente risalgono ad un periodo molto posteriore rispetto a quello del Paleolitico. Sono state edificate dai pastori
che passavano in queste zone e vengono dallo spietramento di questa di quest'area, perché ovviamente era un'area non fruibile fino a che non è stata liberata da queste pietre che poi sono state utilizzate per costruire queste capanne in pietra a secco. E è stata quindi una meta, un punto di passaggio per un'attività anche in questo caso, se vogliamo, nomade, però ovviamente diversa rispetto a quella del periodo del Paleolitico. E quindi la presenza in questa zona di manufatti di diverso tipo, quindi reperti archeologici realizzati in pietra di selce, così come le capanne in pietra a secco, ci permettono di ricostruire la storia dell'uomo in epoche diverse e di capire anche come l'uomo è riuscito nel corso del tempo a interfacciarsi col paesaggio, col territorio, come è riuscito a sopravvivere. Quindi grazie a questo riusciamo a capire l'evoluzione della storia, ed è importante perché Valle Giumentina è una valle estesa e per questo ci consente di fare questo massiccio lavoro di ricostruzione, che è presente sicuramente in maniera molto più variegata rispetto ad altri punti dell'Abruzzo. Nel corso del tempo gli scavi che sono stati effettuati dai Radmilli, come ho detto prima, hanno avuto seguito poi in quelli che sono stati realizzati dall'École Française di Nizza, sono quelli che possiamo vedere in lontananza alle mie spalle, che hanno continuato a scavare per una profondità di ben 25 metri. Queste costruzioni che invece vedete qui fanno parte dell'Ecomuseo, sono sei capanne in pietra impropriamente dette tolos, che sono state costruite per consentire ai visitatori di relazionarsi con quella che era la realtà antica della transumanza, e sono capanne comunque agropastorali, quindi ci testimoniano dell'attività di agricoltori e pastori che le utilizzavano per sopravvivere e portare avanti la loro attività di agricoltura, ma anche proprio di pastorizia. E sono illustrate mediante dei pannelli che spiegano la vita dell'uomo, quindi dal periodo più antico fino al periodo medievale, arrivando fino al periodo della transumanza, quindi spiegano anche la vita dura dei pastori, e si parla anche però della flora di questo posto, quindi c'è una spiegazione a vari livelli di tutto quello che ha interessato questa zona, dalla storia più antica alla più recente, tra virgolette, quindi è un ecomuseo visitabile. Ed è di fondazione abbastanza recente, perché è stato inaugurato nel 2013. Il nostro viaggio alla scoperta di Abateggio finisce qui con questo splendido panorama. Io vi do appuntamento alla settimana prossima e vi auguro una buona settimana.